Dato la vita che facevo non ho visto crescere nessuno dei miei figli. Il più grande l'ho lasciato che aveva 7 anni e oggi invece ha dei figli anche lui. Il problema secondo me è fare in modo che le persone riescano a convincere che al di là dello sbarramento automatico c'è una persona. Non c'è nessuna scusante nel fare del male agli altri. Io sono qui perché ho un ergastolo. Io per 22 anni ho vissuto in isolamento. Io sto uscendo adesso dall'isolamento. Il problema non è l'ergastolo. Il problema è l'ergastolo stativo. Molto spesso noi scambiamo una cosa, cioè la speranza per illusione, o viceversa. Quando ti trovi in queste poste, cioè, devi sempre sperare. Occorre capire perché poi si arriva a commettere determinate azioni. Qual è stato quel prima e cosa diventa quel dopo. Di poter portare la mia testimonianza, seppur negativa, nelle scuole e laddove c'è la possibilità che mi danno, la possibilità di poterlo fare in tutti i posti possibili, affinché possa salvare anche un ragazzino solo dalla devianza.